È proprio il caso di dire finalmente ci siamo. Dopo quasi 2 anni di attesa, il nuovo terminal per autobus di Piazzale Rosselli, infatti, sabato o al massimo lunedì prossimo, sarà consegnato alla cittadinanza. È quanto è stato deciso ieri dall'ultimo sopralluogo effettuato, durante il quale è stato constatato come sia quasi tutto pronto per l'apertura. Il 90% del piazzale è pienamente fruibile, ci dichiara l'assessore Buscaglia, raggiunto telefonicamente. Manca la copertura in acciaio, che sarà montata nel giro di un mese. Già nei prossimi giorni l'impresa si metterà al lavoro per predisporre il tutto. E proprio domani l'amministrazione comunale incontrerà i titolari delle ditte che gestiscono le autolinee che utilizzeranno la stazione, per stabilire la ripartizione degli spazi di parcheggio per gli autobus. Ogni linea avrà attribuito uno dei 12 stalli a disposizione, in modo che ci sia una maggiore organizzazione, ma non solo, decideremo anche dove dovranno sostare i pedoni, dove i tassisti e dove verranno ubicate le posizioni per i portatori di handicap, conclude Buscaglia. Quel che si sa già è che di sicuro i pedoni non potranno più attendere l'autobus in quelli che fino ad oggi vengono considerati spazi liberi, perché serviranno per le difficili manovre dei mezzi. E se per il vicino parcheggio pluripiano non c'è nessuna buona nuova, per quello che nascerà nella vecchia stazione ferroviaria giovedì mattina, i tecnici di Rete Ferrovie Italia incontreranno i rappresentanti dell'amministrazione comunale e consegneranno loro in maniera ufficiale l'intera area. Lo spazio è stato ricavato nel contesto delle opere di ristrutturazione del fabbricato e della zona di arrivo e partenza dei treni. Per la realizzazione di questo nuovo parcheggio sono stati rimossi alcuni binari. L'area verrà ceduta al comune in comodato d'uso e nei prossimi giorni sarà ufficialmente aperta come zona blu per la sosta di un centinaio di veicoli.